Bentornati sul mio canale, oggi è domenica 2 gennaio 2022. E quali sono i vostri segni oggi? Vediamo il video. Oroscopo Leone. La fortuna bussa a casa vostra? Bel capodanno questo per voi, vestito di colori pastello, sinonimo di allegria e di speranza. Stranissimo ma vero, in caratteri ansiosi e portati a indagare per cercare il fondo di verità in ogni persona e in ogni cosa. Doppiamente facile oggi, non solo perché sapete interpretare i simboli dei tarocchi e i fondi di caffè, ma perché a illuminarvi entra in scena, oltre all'immaginifico Nettuno, anche il trigono in gioco tra il Sole e Urano. Qualsiasi verità si affacci alla vostra mente, qualsiasi evento o sorpresa vi squarci il velo, sarà sorprendente ma non brutale, meglio sapere le cose prima e decidere come fronteggiarle piuttosto che ritrovarsi incastrati in una rete sempre più stretta. Libertà sarà la parola chiave, da situazioni coercitive, da attività insoddisfacenti, da legami indesiderati. Bene le finanze, dicono i pronostici, ma qui entrerà in gioco la vostra volontà. Il denaro arriva, ma se lo spendete senza neppure contarlo, di questo non potete incolpare le stelle. Il fato, il destino che governa gli eventi, le occasioni, gli accadimenti. Quello che accadrà sarà perché è il vostro destino. È possibile che vi sentiate bloccati, immobili, insicuri, vi sembrerà di essere ostacolati in tutto. In amore ci sono molti ostacoli, alcuni dei quali potrebbero essere insormontabili. Anche nuovi incontri e nuove opportunità sembrano diradarsi. Se l'amore in mattinata sembra lontano da voi, già dal primo pomeriggio sentirete l'ebbrezza del vento dei sentimenti. Approfittatene per passare un po' di tempo con la persona a cui tenete. Vi sentite come obbligati a dare sempre spiegazioni, a scusarvi di tutto e a tutti, vi sentirete osservati e rimproverati. È giunto allora il momento di staccare la spina dalla routine quotidiana e di godervi qualche sano momento soli con voi stessi. Sentite le farfalle allo stomaco quando lo vedete? E allora, Cupido ha bussato alla vostra porta. Non fatelo attendere. Vi sentirete agitati e in ansia per una questione che potrebbe risolversi positivamente ma, come al solito, peccate di pessimismo. Giove in opposizione parziale non favorirà oggi le vostre cose. Possibile irritazioni per persone che non gradite che vi provocheranno in tutti i modi. Oggi vi alternerete tra inconcludenza e una certa creatività che vi porta ad essere particolarmente espansivi. Bene l'amore o perlomeno tutto sembra procedere tranquillamente. Possibilità di incontri inaspettati e improvvisi, vecchi amici e vecchie conoscenze stanno per tornare nella vostra vita. Periodo di stasi nei sentimenti. Non abbiate troppa fretta, molte novità stanno per affacciarsi sulla vostra vita. Aspirate a qualcosa di più che a un semplice flirt. Ma al momento più di questo non vi è offerto. L'ottimismo fa parte di voi per cui non potete abbandonarlo proprio oggi, quando vi servirà di più, per cambiare qualcosa di importante nella vostra esistenza. Non esitate a prendere delle decisioni, siete un leader naturale. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. Momenti dolcissimi in amore. Uno splendido Giove ospitato nel segno amico dei pesci vi porge l'augurio più propizio, fortunato e prezioso per questo 2022, specie se appartenete alla terza decade del leone. Anche Nettuno in pesci vi apre a soddisfazioni che, partendo dalla famiglia, si irradiano anche sulla sfera amicale, non trascurando quella emotiva, lavorativa, creativa in genere. Nelle prossime ore sarete molto polemici. Questa tensione potrebbe rivelarsi in tutti i rapporti personali. Il vostro atteggiamento non farà bene né a voi né a chi vi sta intorno. Troverete più facile esprimervi ed essere più rilassati in generale. Approfittatene per sistemare faccende con chi vi circonda. Avete davvero bisogno di rilassarvi perché non andate a vedere uno spettacolo? Non riuscite più ad aspettare, men che meno oggi. Vi porterete subito dalle persone alle quali avrete qualcosa da dire e lo direte, senza mezzi termini. Ciò che ne verrà fuori, potrebbe essere diverso da quel che vi aspettate. Anzi, nella maggior parte dei casi, nemmeno vi siete posti il problema di come l'altro reagirà.
per voi l'importante è scaricarvi subito, non lasciare che qualcuno possa pensare qualcosa di diverso. Non porterà grandi miglioramenti tale atteggiamento. Dopo i bagordi consolatori che vi siete concessi come antidoto, controreazione alla pandemia dilagante, oggi fate i conti con quanto avete speso, un'enormità in leccorni ed anababbi. A ricordarvelo la luna ghiottona in Sagittario in seconda casa, in aperto conflitto col vostro amico Nettuno. Piacere sì, ma così effimero che oggi già si trasforma in indigestione. Anche con gli spumanti non vi siete tirati indietro, fanno testo le discussioni assurde inscenate subito dopo mezzanotte. In realtà avevano anche un lato buffo, infatti qualcuno ci ha fatto sopra grosse risate, ma cominciare l'anno nuovo beccandosi non è esattamente di buon auspicio, parola di Urano all'opposizione. Amore ed Eros. Batti becco col partner su questioni futili, peggio la solita ondata di gelosia che quando siete un po' su di giri vi coglie alla sprovvista prendendovi alla gola come un boa strangolatore. Confusione a tutto campo sul fronte dei sentimenti, anche con i figli siete piuttosto incoerenti, dite tutto e il contrario di tutto, prima li sgridate e poi concedete loro esattamente quel che 10 minuti prima avevate negato con forza. Tutto sbagliato, così facendo nella loro mente create solo un gran garbuglio. Siate almeno padroni delle vostre convinzioni e non banderuole al vento. È più semplice di quanto possiate pensare prendere delle decisioni. Spesso sono loro a venire da voi. Non dovete fare altro che essere positivi per il futuro. Abbassate la guardia, via la paura e positività. Il dio della sfida e della conquista, dell'eros e del desiderio, Plutone, vi guarda sornione specie se siete della terza decade. È tutto un affollarsi di flirt, di amori che ritornano, anche antichi, per scaldarvi il cuore. Osare è la parola chiave che gli astri vi mettono in mano. Armati di entusiasmo, coraggio, gusto per la prova e l'intima sicurezza di essere fortunati, puntate a cuori indomiti, apparentemente, ma solo apparentemente, badate bene, inespugnabili. Lavoro e denaro? Voglia di svaghi consolatori, di compensazione e di fuga dalla realtà. Ma che cosa fare di divertente in un giorno morto come Capodanno? Di fiare proprio non se ne parla nemmeno, potreste solo rotolare in autostrada con la mania della velocità, siete un pericolo pubblico in compagnia, pretendete di tenere banco alzando la voce. L'unica soluzione gradevole e innocua la lettura o un bel film in TV, non dovrete alzarvi dal divano e fra una tazza di tè e l'altra avrete tempo di snebbiarvi la mente. All'inizio della giornata vi troverete ad affrontare un fraintendimento tra voi e qualcuno che lavora con voi o che fa parte del vostro campo professionale. Fatto sta che inizierete a discutere seriamente. Diversi sono i corpi celesti che contribuiscono a rendere sicuro il vostro successo in ambito lavorativo per questo anno 2022. Tanto per citare solo i più corposi, lenti e distanti, si va dal duo Giove, Nettuno in angolo armonico dal segno dei pesci, specie se appartenete alla terza decade, nella prima e ultima parte dell'anno, fino a Plutone dal segno amico del Capricorno, specie se appartenete alla terza decade. Benessere. Stomaco pieno, gola infiammata e se vi muovete, o peggio praticate sport, anche la tendenza ad andare a sbattere contro qualcuno o qualcosa. Come inizio non è dei migliori, ma se qualcuno si convince che chi ben comincia è a metà dell'opera, a poche ore dalla fatidica mezzanotte siete ancora in tempo per cambiare strada e registro. Guardando a quel che accade nel mondo il 2022 non si apre sotto i migliori auspici, ma poiché in questo oroscopo il cambiamento è segnato fortemente sussistono buone speranze che esso avvenga per tutti, quindi anche per voi. Quando c'è armonia ed equilibrio interiore, salute e benessere ne guadagnano. Lo avete provato sulla vostra pelle. Certo, le preoccupazioni non mancano ma aver imparato a saperle gestire è fondamentale. Per lei, rottura definitiva con la vostra lui, con qualche lacrima di dispetto ma senza rimpianti è già consegnata all'anno vecchio. Ora non resta che aspettare il nuovo incontro fatale. Per lui, inutile sperare nella dea bendata che vi faccia vincere il primo premio alla lotteria. Magari nemmeno il 50°.
E allora guadagnerete di più risparmiando sul prezzo del biglietto. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Ti auguro un anno pieno di gioia e passione. Spero di vederti presto.